terzo punto è quella delle politiche sociali, che è un punto fondamentale per gli enti locali. E anche il 5 Stelle di La Terza è entrato nel vivo della campagna elettorale, presentando ufficialmente ieri sera a tutti come candidato sindaco l'ingegnere Daniele Bozza, un giovane ragazzo estraneo alla vita politica di partito. La conferenza è stata introdotta dal consigliere alla Regione Puglia Marco Galante. Il candidato sindaco, dopo una breve presentazione personale, ha illustrato a tutti il programma che porterà avanti con i suoi ragazzi, diviso in 5 punti: innovazione energetica, vicinanza, trasparenza, turismo di permanenza e attenzione alle persone e ai loro bisogni. Dico questo perché ormai è comune sentore di tutti quello di avere all'interno delle istituzioni un rappresentante del Movimento 5 Stelle che è garanzia di trasparenza, di onestà, di legalità. Allora, finalmente anche La Terza ha una lista del Movimento 5 Stelle, ha quindi una lista dove il sinonimo principale è la garanzia dell'onestà, della trasparenza. In questo momento Daniele rappresenta questi ideali, che sono esattamente quello che la gente sta chiedendo in questo momento, dove la difficoltà più grande è appunto andare a chiedere consenso. Questi ragazzi si stanno mettendo in gioco, stanno avendo il coraggio di sfidare un sistema che ormai tutti sanno non potersi più fidare. Ogni giorno c'è un arresto, o del PD, o di Forza Italia, o di qualsiasi altro partito, loro hanno fallito. Daniele, insieme alla sua squadra, cercherà di portare questa ventata di onestà e di trasparenza. Daniele Bozza, candidato al comune di La Terza con il Movimento 5 Stelle, perché? Noi siamo un gruppo di giovani che hanno deciso di scendere sulla scena politica locale perché abbiamo un ideale comune, che è quello dell'interesse del bene comune. I nostri principi fondamentali sono l'idea e la partecipazione, attraverso il quale vogliamo portare all'interno delle istituzioni i cittadini. Il nostro percorso è stato quello di condividere le nostre idee con i cittadini attraverso iniziative che vanno dal gazebo domenicale, attraverso appunto questionari e attraverso problematiche che abbiamo affrontato assieme, e questo è stato il nostro modus operandi che vogliamo poi divulgare a tutta la cittadinanza. Vogliamo appunto restringere quello che è la distanza che si è creato tra la politica e il cittadino. Questo è il nostro obiettivo. Come vedi il comune di La Terza fra 5 anni? Noi abbiamo prima di tutto intenzione di dare ai cittadini i servizi essenziali per La Terza, dal decoro urbano alle strade. Non è possibile pensare di asfaltare le strade solamente nel periodo delle elezioni comunali. Un altro obiettivo è quello di ridurre l'immigrazione dei giovani. Questo lo possiamo fare dando degli strumenti in grado di poter far esprimere ai nostri giovani quelli che sono le loro capacità, le loro potenzialità. Altri obiettivi sono quelli della trasparenza e della partecipazione. Noi vogliamo assolutamente portare i cittadini all'interno delle istituzioni per poter garantire quello che è l'informazione. Attraverso l'informazione si può ridurre ed avvicinare il cittadino alla partecipazione della vita pubblica. Questo intendiamo farlo attraverso strumenti di partecipazione diretta. Appunto la partecipazione dei cittadini. Questo, ad esempio, uno strumento di partecipazione è quello del bilancio partecipato, ovvero destinare una parte dei soldi del bilancio ad servizi che il cittadino decide,